proviamo ora una nuova trasformazione esotermica, un po' meno esotermica di prima perché lo stato energetico dei reagenti è un po' più basso, ma con un intermedio che si trova a energia abbastanza elevata, per cui abbiamo una energia di attivazione, una barriera del primo stadio che è abbastanza più elevata di prima. Portiamo una temperatura media. Ed sarà importante osservare i tempi di conversione, i tempi di raggiungimento dell'equilibrio. Vediamo che c'è comunque una discreta popolazione dello stato intermedio. Vediamo che il principio di reversibilità microscopica è rispettato perché le conversioni non avvengono a senso unico ma in entrambe le direzioni. La popolazione dei reagenti sta diminuendo e quella dei prodotti sta aumentando, mentre quella dello stadio intermedio è approssimativamente costante e bassa anche. Ora è visibile la preponderanza della popolazione dei prodotti rispetto a quella dei reagenti, quindi siamo vicini al raggiungimento dell'equilibrio. La popolazione dell'intermedio ora è diminuita perché ci sono meno processi che portano alla formazione dell'intermedio da ambedue i lati. Mentre la popolazione dei reagenti sembra che si stia assestando sull'ordine dei 3 o 4 particelle. Nel prossimo esperimento ridurremo l'energia dello stadio intermedio notevolmente, e quindi anche l'altezza della barriera. E sarà importante mantenere la stessa temperatura di questo esperimento per verificare i diversi tempi necessari al raggiungimento dell'equilibrio, il minor tempo. Cioè simuleremo una situazione in cui l'intermedio si trova a energia più bassa, per cui la reazione è catalizzata. Oramai la popolazione dei reagenti da diverso tempo sembra essere oscillante tra le 3, le 4 e le 6, 7 unità, quindi possiamo dire che statisticamente l'equilibrio è raggiunto.